allora ci siamo tanti pugni validi, importanti, non ce ne sono uno. La disciplina, nessuna disciplina ha l'esclusiva dei colpi, quindi ogni quali stanno tutti, il maestro mica sa qual è il pugno che io reputo più bello del mondo, ma dipende da quello che facciamo. Marginale, sempre, tutta la vita. Però una box, in altre discipline cambia la dinamica, quindi cambia il modo di portare il pugno valido. I pugni validi tanti, ognuno ha la sua disciplina. Allora, questi piedi ci appendono la box in tutte le direzioni leggeri. Ricordo a tutti che la leggerezza non è un fatto di peso, è un fatto di testa. Mamma da lì pesava 220 libbre, nessuno può dire fosse pesante. Quindi la leggerezza è un fatto di testa. Stiamo leggeri, da qua, proviamo a fare questo. Da qua, 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che adesso direzione diagonale, non sto così, non guardo, guardo qui. Quindi da qua sarà X, V, X, V, vai. Esce avanti con il piede esterno, Marco, non sulla stessa linea, esce adesso. Prima abbiamo fatto la stessa linea, adesso facciamo esterno, guarda. Passo da qua a questo. Torno su questo, passo da qua a questo. Sì? Sì? Guarda diagonale di terra, non guardate avanti. No, guarda lui, guarda Marco, guarda mezzo miglia. No, 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 non guarda più basso, guarda, guarda solo, guarda. Da qui esco un po', siamo a te, esco uno, siamo a te. Faccia avanti, faccia un po' più avanti. Guarda alto, andiamo a guardare per terra. Ok, ok. Questa è una delle altre mani di muoversi, si chiama tensore. Con nome sta roba, si chiama tensore. Adesso con calma, facciamo lo stesso lavoro e facciamo un piccolo cambiamento che qui farò 1, 2, 3 qua 1, 2, 3 qua. Secondo voi qual è la conseguenza di questa roba? BOOM! Ok, quindi adesso la prendiamo un po' sulla parte e cambiamo subito quel punto, non 1, 2, 3 e 4 ma 1, 2 oh, da qua, oh, da qua, oh, salve qua e qua. Guarda diagonale, Marco, non guardare dritto, non 90 gradi. Non cadere da sotto, non da sotto, tu non cadere da sotto in questo modo, guarda, diventa questo quello che ti devo fare. No. Qua qua, porca, guarda la roba che si riesce, guarda lui, e vedi come si esce, ok, ci sei? Con tutta la calma che volete, con tutta la poca forza che volete, andiamo a tutti, per cui però, 1, 2, oh! Pensate dove sta l'avversario. Sto qua,
Quanto sta qui la persona che non sta qua? Sta fronte a me, esco! Là! Vai! Certo! Dai! Mi lascia! Nel budo la maggior parte dell'allenamento, veramente tantissimo, l'85-90% si fa male in te. Perché? Perché quelle sostanze diverse non si prestano non per altro, è un'ottima protezione, si può lavorare su un computer, ma il grosso si fa male in te perché cambiano tutte le dinamiche di protezione. Se su un quartone posso chiudere senza quartoni, bene che taglio la distanza, è pericoloso. Allora, tanto di passo come sempre chiede perché mi danni. Grazie. Abbiamo visto l'altra volta come gestire la distanza e i colpi della macchietta. Semplicemente con le mani. Poco lavoro di andare verso il basso. Oh oh, vai. Oh oh. Sta sempre qui, eh! Non sbagliaccio, ti come sempre. Ancora. Pensi. Ancora uno. Pensi. E arrivato. Perché mi ha preso? Perché stava a terra? No. Per qualcosa di molto peggio. Distanza. Non ho tagliato la distanza. Volutamente sono rimasto. Pum. E io sul secondo. È sicuro che ogni volta che mi muovo faccio quello che abbiamo detto prima. Il posizionamento. Interfaccio di stile. Sì. Mettici la spalla, la spalla, non il braccio.
fa niente, fa se c'è qui dentro. Sì. Oh, misura veramente. Se devo far cena con te, ciò possiamo per dire. E poi faccio. One, two, oh! Bene, maestro prima ci ha detto, ci ha parlato di sfilate. Cucurimica si chiama la sfilata 1, inerimica verso funzione, sono importanti. Da qua, one, two, oh! Aggancio. Dentro, one, lui ha tirato questa, sto sotto, scusami! Bam, bam, bam! Sopra! Qui, questa vascia di avviso, c'è sta tutto, eh? Wow! C'è tutto! Quindi qua faremo one, two, oh, copertura! Come faccio la copertura? Sempre la stessa. Metto, orecchio, chiudo. Perché io conosco gente, e Marco secondo me non è meno, che piazza il calcio mentre sale. E se non lo fermate, non lo faccia. Da qua, uno, due, ma lasciami, oh, stop, stop, non lo faccio salire, bene, è chiaro che l'ho fatto, grazie, passa, uno, due, adesso diamo un po' di fastidio, facciamo in modo che lui non ci trova sempre dove vuole, facendo quel gioco lì, oh, no, no, ci trova dove vuole, no, ci trova sempre lì, no, ma comunque esco, lo posso là, girare, deve girare, quindi da qua vado, oh, oh, ancora, vado, oh, oh, vado, ancora, opla, giro, oh, pom, pom, su, stendo, sotto, sopra, opla, ok? Non c'è un rallentatore? Molto rallentatore, eh? Mi cerco una diagonale, mi cerco l'impatto di una presa qua, perché da qui e dietro non ci vado, non ci posso andare. Quindi da qua faccio, esco, oh, su, stand, apro, oh, sbilancio, giù, stand, sotto, opla, chiudo. Allora, ovviamente che la velocità e la fretta non sono la stessa cosa, mai. Fare la curva a 150 o anche a 90 con la 500 che convenisce non funziona, quindi prendiamo quando ci abbiamo i contemporanei e tagliamo. Bene, la mia regola è studiate senza finta, che non significa lento, non significa moscio, significa che avendo quello che facciamo, la velocità ci toglie convenzione, ci dobbiamo sbrigare a fare qualcosa, ok? Sì, come te. Io abbiamo fatto il lavoro sui piedi, adesso proviamo a utilizzarlo e io faccio quello che ho fatto il maestro Miglia. Ho fatto un tentativo di questo modo, io posso andare a cercare dentro, me lo cerco a distanza. Oh, da questa posizione, quasi una finta. Ricordo che i combattimenti sono tutte finte. Il 90% dei combattimenti, se fatto bene, è una finta. Sono 10 cose che escono veramente, e il resto non deve capire che cosa esce. Quindi qui facciamo una finta. Quindi vado a fare il fastidio da dietro, ecco! Ho fatto come abbiamo fatto prima, eh! Da qui uno, pompa la scigli, giù, oh da scigli, ecco! Ok? One, two! Bam, giù! Oh, sto qui, sto qui. Questo sono una cosa, quando ti danno gli zucchi da fermo e poi faccio questo, oppure vado avanti con questo. Lo dico subito, sfrutti il tuo chinerimi, cioè la tua flessorazione. Però dobbiamo fare in modo di incastrarlo proprio. E come faccio? Questo qua. Da qua. One, two, three, four. Vado dentro, spingo, faccio che gira dove vado io. Qui sotto sta. Mentre gira, vado dentro, lo incastro con questo braccio qui. Uno, tan, tan, oppure con questo. Dipende da dove si ferma, ma sta sotto a me.
non solo lungo, ma... Grazie. Allora, prima abbiamo visto un lavoro di movimento sui piedi, un footwork, oggi va di moda il footwork. È giusto, footwork è importante, però l'ha fatto un certo. Allora, da qua. Noi possiamo pensare al combattimento al footwork, una sequenza di cose, poi magari lo approfondiamo. Però io qua posso stare in campo te. Come ha detto il maestro? Molto serio. Lo colpisco, lui esce e rientra, prova lo spazio per uscire e rientra, oppure rientra con il jab ancora più veloce, eh? Allora qui cosa facciamo qui? Tutta rallentatore, faccio, colpisco, evito il colpisco, da qua, colpisco, evito il colpisco, sparisco, colpisco, colpire, evitare, colpire, sparire, colpire. Questa è la dinamica funzionale della strategia. Per fare questo bisogna essere noi, per capire come siamo i nostri piedi. Se restano bloccati, su un passo lo colpisco. Vabbè, ok. Allora facciamo una cosa simile che ci introduce a questo. Da qua. Un cedanzo qui è un colpo che va verso il basso, al centro del suo corpo, col peso del mio corpo. Ok, non colpisco sulla linea del piede, colpisco al centro, mando avanti il busto, stacco il piede dietro, in questo modo. Ora dobbiamo fare un giochetto e trasformare questo chudansuki in un yaotsuki, senza farlo vedere. Che va di questo? Perché il yaotsuki è già scritto, non se deve vedere. Da qui faccio, oh, ecco, yaotsuki. Allora, che è? Oh, e qui farete un aggeggio che non gli diamo neanche noi. È questo. Parte girato, entra dritto, in mezzo alla guardia. Vedete che non c'è spalla, non c'è anche, non c'è niente? C'è solo questo. Proviamo piano piano. Poi passi. Proviamo qualcosa sull'idea della proiezione. Vediamo cosa può succedere. Tanto rimasto contento di stare qua. Sarò un po' confuso che l'altra volta, però ok. Allora, noi abbiamo detto che andare qui è pericoloso perché Marco c'è ghiaccio, pericoloso. Quindi esatto, dove sta il primo momento. Allora, un po' di confusione. Un po' di confusione per andare su piano questo. La clinch da questa posizione. Uno, due, bom, bom, tiro via e lo metto qua. Arai osso, chiudo. Rallentatore, facciamo il rallentatore. Prima abbiamo fatto quanto non è casuale, ricordatelo. Adesso abbiamo fatto quanto non è casuale. No, non l'ho fatto all'inizio, si ricollega a questa. Combatto bene, vado dentro, ish, mi, san, parto fuori, lo metto scopo, farai goshi, opa! E da qui, uno, due. Ribadisco per chi non era presente, che il codo è una disciplina che comprende tutte le modalità di combattimento in un'unica sessione, cioè si combatte a 360 gradi in un solo punto, non ci sono stop, non ci sono intermedi, però è una disciplina di striking, è una disciplina di percorso, non di lotta. La lotta integra, si integra bene con le proiezioni, diventa un lavoro dinamico, potente, ben fatto, ma è il 20% del lavoro della lotta a terra. La lotta a terra nel kudo si fa in tre modi. Lo proietto e sono stato bravo a metterlo in posizione. Lo proietto, non sono stato bravo, ma come dicono i giapponesi, c'ho un doppio no. Non sono trovato la posizione giusta. Terza soluzione, se non ce l'ho su queste due, mi fermo e aspetto. Chi sta sotto abbraccia per non farti muovere.
Chi sta sopra abbraccia, bacia e non si muove. Se la fa una fatica del diavolo, prega 30 secondi, perché questo è il tempo che l'ha fatto a terra, di più non si può, l'arco si mette in piedi, spreca 30 secondi e fa ciò che ha fatto, una fatica enorme, senza nulla. Quindi tre posizioni, o sono bravo, o c'ho fortuna, o sto fermo, ok? Detto questo, una volta abbiamo visto con l'arco da terra qualcosa che si può fare. Perché? Per lo stesso motivo che vi ho detto, il 95% dei belli strangolamenti che si fanno in Brasile, io non li amo punti, però certo sono belli, sono divertenti, ma non ci hanno fatto 6 minuti, io prima faccio colazione, poi dormo, cioè, insomma, non lo dico bene 6 minuti di lotta, però è un problema mio. In realtà, in 30 secondi, col caschetto, se vi si chiude il 2% degli strangolamenti, siete veramente fortunati. Veramente fortunati, vi si è messa proprio bene, se no non si chiude. Perché lui stringe il collo, il caschetto fa respiro, non respira, può stare tutto il giorno, ok? Allora, abbiamo visto con Marco, proiezione subito a terra, abbiamo senza proiezioni così vediamo il capito superfluo. Abbiamo visto come si passa in una posizione che per il punto è molto vantaggiosa. Noi abbiamo visto prima una posizione vantaggiosissima, quando lui sta schiena a terra, quella è proprio il top, se riesco a metterlo così è mio. Poi c'è un'altra, che si chiama Yoga Shiva Tanè. Cioè devo stargli sopra in tatè. Questa per me è vantaggiosa. Non c'è bisogno nemmeno che lo colpisca. Perché se lo colpisco mi squalificano. Perché colpirlo così è pericoloso. C'è il tatami sotto, c'è il contrasto. Quindi è sufficiente che io faccio e lui dimostra di non essere in protezione, in copertura, a me mi danno un punto. Se copre, devo capire. Colpi alla testa sono vietati da terra. Tutti anche vietati. Circolari, maestro. Tutti. Anche circolari? Cioè. Sì, colpi alla testa a terra tutti vietati. Tutti vietati. Cioè, sebbene sia una disciplina all'impatto vero, quindi cruenta, e la priorità numero uno è. La sicurezza. La sicurezza dell'atleta, prima di tutto. Quindi poi c'è un'altra posizione che può essere utile. Si chiama Ukikaname. Significa controllo fluttuante. Io sto qua, vado a prendere qui dentro, gli do fastidio alla gola, lui già sente questa, adesso non stringo. Oppure, sempre lo tengo, adesso non lo tengo per farvi dire, vengo su e tiro questo piede lontano, boh, 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 boh. Ok? Questo è un coca. Da qui, abbiamo visto l'altra volta, gli vado dietro, in questo modo. Me lo tiro su e lo metto in mezzo alla ginocchia. Prendo sto braccio, leva. Guardate, un minuto. Così lo rinfrescate. È importante non tenere il contatto. Da qua, lo faccio uno, due. Vado a cercare il piede, faccio così. È sufficiente. Lui ha fatto già qualcosa. Come sente che il peso manca, lui fa qualche cosa. Qualcosa la fa. Quindi io che faccio? Sto qua. E giro, guarda, sto su di lui, tutto su di lui, non mi sta come qua, devi soffrire, ok? Grazie, basta. Non su, giro, perché non fa una cosa. Senti ragazzi, che nella punta era quasi tutto sulla pancia, della già sempre, sì. Vedo che sta sullo sterno, sì. La cambia totalmente il sorriso del vostro compagno, se gli mette il suo sterno non respira più, lo tenete qua. Ok, vediamo la prossima. Marco aveva questa cosa da un po', io gli sono andato indietro, ho cercato questo, appena sente questo, lui sa che cosa sta succedendo. Sente questo braccio, qualcosa succede, è sicuro che succede. E allora che fa? Si acchiappa la cintura, alla tua cintura, l'altra mano, ecco, difendi, ok? Qui diventa tosto entrare. Da questa posizione provo a tirare l'ampiede, vado sul fianco, giro e tiro. Ok, non ho chiuso le caviglie perché aumenta la leva. Se volete che sia uno strozzo, incrociate le caviglie, diventa uno strozzo. Infatti è una cosa lì. Ok? Vai, prova. Va bene, è stato 300.